Queste due partite c'è stato del bel gioco, però poca concretezza e pochi punti, soprattutto portati a casa, perché sicuramente in casa con la Valenzana abbiamo prodotto molto e abbiamo raccolto solo un punto. Domenica, nonostante una partita un po' magari sottotono rispetto alla Valenzana, abbiamo avuto altre occasioni in cui potevamo sicuramente fare meglio. Siamo andati in vantaggio in trasferta, cosa che non è facile. Purtroppo siamo fatti a recuperare, ma niente, sono passate solo due partite, aspettiamo dare dei giudizi su questa squadra che comunque rimane forte e crediamo tutti nel progetto e proseguiamo. L'anno scorso ho sempre fatto l'esterno, però in questo sistema di gioco con palla a terra e possesso mi sento molto meglio lì in mezzo al campo, come dicevi, perché passano molti più palloni, posso inserirmi centralmente e penso di riuscire ad essere determinanti in quella zona. Poi sono a disposizione comunque del mister, deciderà lui di volta in volta quale sarà la formazione migliore, e noi ci adatteremo, perché soprattutto deve essere questa la forza del gruppo, l'umiltà di mettersi tutti a disposizione. Comunque tenuto in mano per tutto il primo tempo, abbiamo preso gol quasi subito, quello ovviamente ha un po' scombussolato quello che era il nostro modo di impostare il secondo tempo per cercare di vincere la partita. L'errore principale che abbiamo fatto è stato quello forse di disunirci un po', la squadra si è allungata notevolmente e questo ovviamente ha fatto sì che Lentella avesse quelle 3-4 occasioni da gol, oltre al gol, che non aveva avuto nel primo tempo, se non in occasione del nostro errore che ci è costato il pareggio. Della partita, ovviamente, del risultato non possiamo assolutamente essere contenti, del secondo tempo neanche, però nel primo tempo secondo me si è vista una squadra che ha tentato di giocare, ha avuto in mano il pallino del gioco, è andata in vantaggio dopo che aveva già avuto 3-4 occasioni. Quindi per quanto riguarda il primo tempo, onestamente peccato per l'errore commesso, ma secondo me è stato un primo tempo positivo. Poi nel secondo, come detto prima, ci siamo disuniti, la squadra si è allungata e lì poi diventa tutto più difficile. Forse dovevamo ragionare, cercare di giocare un po' di più, rifare un attimino quello che eravamo riusciti a fare secondo me bene nel primo tempo. Ogni modulo ha, diciamo, i suoi pregi, i suoi difetti. Questo schieramento a tre davanti era stato studiato dal mister in base anche alle caratteristiche della squadra avversaria. Con la Valenzana avevamo giocato con il trequartista, quindi ci dava, diciamo, un appoggio intermedio tra centrocampo e attacco. Con le tre punte occupi invece tutto il fronte offensivo avversario e riesce a tenere più bloccati i loro terzini. Diciamo che uno o l'altro poi cambia relativamente, non è che sia un cambiamento radicale. Siamo in grado, abbiamo i giocatori per poterli fare tutti e due.